attenzione, ti prendo il volo, ti prendo il volo, ti prendo il volo. No, non ti prendo più. Oddio! Scappa! Di fianco, ce l'avevo! Sto pronto. C'è il pipino di fuori! C'è il pipino di fuori! Glielo do. Sto per crepare. Prendiamo. Sì, prendiamo un'erbetta e basta. Usa Leon. Ok. Merda, sti vermi fanno veramente ta. Oh no, no, no. Sì, dove vuoi andare? Che cazzo cerchi di fare? Ma sei rimbambito? Cioè, io sto davanti a te e tu mi rubi Ashley? Io non lo so. E dai, su Big Show, cadi a terra e crepa. Era ora, grazie. Allora, esplorando un attimino qua, perché ci dà un bivio, no? Minchia, tutti i tasti sto prendendo. Ci dà un bivio. Di là è l'obiettivo, quindi di qua. Di qua non c'è niente, mi sa. Sì, è solo un giro giro tondo inutile. Credo. Eppure sono venuto. Ma che cazzo? È un labirinto. Sì, vabbè, ma è la stessa cosa, ok. Dobbiamo andare di qua. Altro video. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. Ah, il primo è Leon a testarlo. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. E nel tuo caso speriamo che la spacca. Nel Leon magari ancora. Ammazza. L'ha bruciato. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. Già. Cioè, gli sta sfracellando le tette. Che scena. I don't know about you, but I think it's time we go home. Cazzo, dopo 40.000 video che ho fatto, il tempo ve ne è andato a cagare, cazzo. Porca la miseria, se il tempo che ve ne è andato a casa. E tu scasciato proprio, cazzo, proprio. Detto proprio finemente, proprio. Fiu, se Dio vuole è finita. Ma veramente, il gioco intendo. Non ho idea di come funzioni, ma l'importante è essere ancora vivi. LOL. Cioè, no sense, dice cose no sense. Dove andare? Qua, praticamente tutto. Di qua, ok. Vamos, vamos alla playa. È tempo di ora di andare a casa. Ah, voglia. Puoi dirlo forte in tutte le lingue del mondo. Allora, un po' di munizioni. Cos'è? È la nostra missione. Il potere degli Stati Uniti è come una torta. Il Dipartimento di Giustizia, il governo e l'esercito. Ognuno ha la sua fetta di potere. In effetti non è che ha torto. Per assumere il controllo di questo potere, gli Illuminados devono innanzitutto influenzare le menti dei consiglieri del presidente. Anche se gli Stati Uniti dovessero sventare il nostro piano, i danni saranno minimi e riusciremo ad annientare il paese. Sfruttando il loro potere internazionale a nostro vantaggio, sarà facile assumere il controllo del mondo. Se invece per qualsiasi motivo il nostro piano dovesse complicarsi, procederemo con il piano di riserva. Infiltreremo i nostri uomini infetti negli Stati Uniti, la paura e il caos si diffonderanno nella nazione come un virus. In poco tempo il paese perderà la sua stabilità e quando sarà diventato vulnerabile entreremo in azione. In entrambi i casi nessuno potrà impedirci di dominare il mondo. Invece un giocatore seduto sulla sua sedia davanti al suo schermo ve lo sta impedendo. Cazzo, yu. Dove andiamo? Di qua? Sì. Mi sono morso il labbro, c'ho 3 litri di sangue in bocca. Wow.
La gente dice: che cazzo me ne frega a me. Inghiotte, stai zitto. Allora, mitra. Di nuovo lui. Ashley, fai finta. Ignoralo, ignoralo, Ashley. Fai finta che non. Vabbè, dai, per stavolta. Welcome. Che poi si offende. Hai qualcosa di nuovo o niente? Niente. Cioè, 2 secondi fa l'abbiamo visto. Vabbè. Ciao. Come back anytime. Beh, direi di salvare perché alla fine ci siamo, eh. Credo di sì. Poi se inizia che qua manca ancora altri 25 capitoli, mi sparo. No, no. Non mi ricordo, siamo veramente gli scocci. Something's not right. Ashley, you stay here. Ogni tanto c'è Wekun Pali che ti fa compagnia. Ada. Ada. Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? Ammazza che mira. Tanto guardate il bastone di quel tizio. Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ha un occhio in bocca? Ada, stand back. Che schifo! Oddio, che schifo! Wow! Mi sta venendo a vomitare. Ho già capito i punti deboli, gli occhi. Ce ne sono proprio tanti. Aia, minchia, già a metà vita mi è partita. Allora, qui c'era un modo per affrontare il tutto, eh. Innanzitutto abbiniamo tutte le medicine che tra poco ci serviranno. Oh, è come se ci serviranno. Abbina. E prendiamone una. Direi anche di prendere il mitra, anche se ho poche munizioni. Avete visto? Un colpo all'occhio. E guardatelo lì. Il punto debole. Andiamo a riuscire a sparare di nuovo. Dov'è l'occhio? Ok, siamo... eccolo. Invece stavolta di colpire il punto debole. Aia, aia, fa male lo stesso. Ce ne andiamo perché lì eravamo chiusi alle strette, insomma. Ci dovrebbe essere un lanciarazzi qua, sapete? Andiamola a cercare. No, lì c'è un'erbetta. E anche una leva. Che cosa servirà? E che cazzo. Non è che qua. Wow. No, arrampicati. Arrampicati. Lanciarazzi. Minchia, qua è. Vai, l'occhio. Proviamo a sparargli con la magnum. Perché non ho comprato il lanciarazzi? Vedete che cretino. Beh, anche se ti devo... no, mo dove la carica? No, Leon, tu sei uno stronzo. Anche se devo dire la verità, con i lanciarazzi non c'è divertimento. Boss fight finirebbe subito e che boss fight sarebbe? Stato schivato, stronzo. Ho capito come sconfiggerlo, ragazzi. Era semplice. Eccolo, guardate. Ciao, bello. Bam 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 bam. Avete visto? Peccato che l'altro l'ho sprecato.
Bella, mo te spacco il culo. Mo te spacco il culo. Me lo ricordavo il lanciarazzi. Avevo ragione. Excusez-moi. Qui. Perché non me lo fa mettere? Ah, giusto. Dobbiamo fare un po' di spazio. Facciamo le pulizie in casa. La pistola. Fatto. No, aspettate, non, se non sbaglio glielo dobbiamo sparare sull'occhio. Quindi non ne vale la pena adesso utilizzarla. Magari usiamo la granata e poi quando è a terra con l'occhio gli spariamo. Vai. Bella. Aia. Allora, mi devi fare proprio un bel sorriso, cazzo, perché ti sto per fare una foto. Non te la scordi. No, già si è alzato? Merda. Dov'è la... Non vedo la testa. Allora, state buono, eh. Sì! Che mira proprio nell'occhio. Distrutto. E allora, cazzo. E mo non parli più, eh? Sorry, Leon. Hand it over. Dammelo, Ada, cosa? In che senso? You do know what this is. Wow. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. La bomba. Here, catch. Better get a move on. Ci abbiamo 3 minuti? Neanche, 2 minuti e 40. Wow. Ok, uno scappa scappa sicolar ci vuole qua, eh. Intanto... cute. Sì, mentre tu ti guardi il ciondolo, qui il tempo passa, eh. Oh. Tanto prendiamo ciò che non so cosa potrebbero più servire, e le monete, visto che è arrivato a sto punto. Scappa, 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 sicolar. Io andare a prendere Ashley. Il problema è che poi non so dove andare. O forse ci porta già il gioco. Leon. We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. E minchia, tutto in 2 secondi l'ha detto. Cos'è un'acqua scooter? Mi ricordo era un'acqua scooter. Dobbiamo scappare. Dobbiamo schivare le rocce. Perché tipo... Ma vedete, è un casino. Sono morto 10 miliardi di volte la prima volta. E morirò di sicuro altre 10 miliardi di volte. Speriamo di no. Ah, giusto, lei ovviamente ha bisogno del babysitter. Andiamo. Via. C'è qualcosa là? No. O forse sì. Ma sì, ma chi cazzo se ne frega. Le chiavi. Cioè i creatori del gioco, la Capcom, ha pensato bene di mettere questo livello perché poteva divertire. Non diverte per un cazzo, è frustrante. Ora vedrete perché. Tipo più difficile di questo non c'è, guarda.
Guardate, guardate, mamma mia che culo. Eppure dobbiamo accelerare, perché se no, tipo, non ce la facciamo a scappare entro un minuto. No, ho già finito? Me lo ricordavo più difficile. Sì, infatti era più difficile, appunto. Ora, se non acceleriamo, e quindi non teniamo tutto a manetta, moriamo. E schivare tutto, con tutto al massimo, è difficile. Guardate. Non vedo più niente. Oddio, che culo. Guardate qua. Il primo muro è mio, il primo muro è mio. Oh, schiva. Schiva. Wow, non ci credo ce l'ho fatta. So troppo però. Bellissimo. Ashley, where are you? Leon! Leon! Quante volte l'abbiamo sentito Surl? Come on. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. Capirai. Fa pure il buffone. Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Verso l'orizzonte, verso l'infinito e oltre. Il finale lascia un po' a desiderare, sinceramente, perché qualcosa di più bello ci sarebbe stato. Però, vabbè. Che dire, io sono veramente contento di aver finito Resident Evil 4, in quanto ve l'avevo promesso. Poi, non so se avete sentito, ho commentato un po'... non proprio al massimo, perché oggi non mi andava tanto di fare video, visto che sto caricando come un matto. Mi sono stancato un attimino, quindi oggi volevo riposarmi. E invece no, ho voluto finirlo, insomma, per far contenti molti di voi. E niente, spero che questo gameplay di Resident Evil 4 vi sia piaciuto. Cacchio, non mi aspettavo così tante parti, siamo arrivati quasi a 50. Ed è veramente stressante fare gameplay di questi giochi con una longevità allucinante. E niente, spero che proverete questo gioco per chi non l'ha provato, perché è difficile trovare qualcuno che non ha giocato a Resident Evil 4. Secondo me va giocato, cercatelo, trovatelo. È disponibile per parecchie piattaforme, per Wii, per PlayStation 2, c'è anche su Nintendo GameCube e per PC, quindi non è difficile da trovare, anche se è vecchio. Detto questo, votate, commentate, fatemi sapere e alla prossima. Ciao ragazzi! Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life.